E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo video. Un video che non avrei voluto fare, ma mi tocca fare perché appunto ho preso la mia prima multa in moto. Guardate, prima multa. E niente, adesso vi volevo spiegare un po' perché ho fatto un titolo abbastanza provocante, ovvero l'Italia non è un paese a misura di motociclista. Questo giustamente è stato anche un mio errore e la pagherò questa multa, ma vi voglio spiegare quello che è successo. Sono andato con uno di voi che saluto, ciao Diego, a fare un giro al Passo San Marco e nello scendere, diciamo, per andare a mangiare, conoscevo un posto lì in zona, non citerò il paese visto che non voglio avere guai, ma appunto ci siamo recati in questo posto e non mi ricordavo, comunque non avevo notato l'ultima volta che ero andato, visto che ero andato verso aprile, che da maggio a settembre bisognava pagare, diciamo, il parcheggio o diciamo l'ingresso per, diciamo, fare quella strada lì. E niente, costava solamente 1,50 euro, quindi l'abbiamo fatto, ho fatto il bigliettino e sono entrato. Siamo entrati, abbiamo parcheggiato le moto e ci siamo allontanati, saranno stati un centinaio di metri a dire tanto, dalle moto per appunto far pausa pranzo. E si è stati circa fermi a dire tanto, un'oretta quasi neanche. Posto davvero, devo dire, incantevole. Il che pensavo anche di magari un domani organizzare una mototendata, sempre comunque chiedendo anche tutti i permessi al comune, ma questa cosa che è successa mi ha un po' tolto la voglia appunto di andare qua. Quindi questo tagliandino io ho detto lo espongo o non lo espongo, in teoria sicuramente è da esporre visto che comunque è adesivo, però ho detto si sa mai che magari me lo tolgono, me lo staccano. Comunque sono qua a 100 metri, credo che mi accorgo se qualcuno arriva, gli faccio vedere il biglietto. Non ci siamo accorti né io né l'altro mio amico, stava passando neanche il vigile, ma era l'ausiliario del traffico, diciamo, che ha lasciato sulla moto questo ricordino. Quindi vabbè, io lo pagherò perché giustamente non ho messo questa cosa qua. Però vorrei dire a tutti i vari comuni che vogliono far pagare il biglietto anche alle moto, comunque può essere una cosa lecita pagare un biglietto per una zona bella dove comunque il comune deve mettere risorse per tenere sistemato, tenere comunque in buono stato questi bei posti, comunque era davvero bello, però deve anche consentire e creare delle cose, non un semplice bigliettino da appiccicare che il primo pinco pallino che passa può staccarlo e fare come in altri paesi, o metti diciamo, il venditore del biglietto all'inizio della strada, oppure fai in modo di mettere la targa. Tu metti la targa della tua moto, paghi e il sistema è già a posto. Tu arrivi al vigile, legge, vede se nel sistema c'è la tua targa e se c'è, sei a posto. Quindi niente, questo video qua è un po' una cosa così. In altri posti dove fanno
dove c'è la strada a pagamento, paghi il biglietto e entri. Questo qua cos'è? Una strada, un parcheggio? Vabbè, un parcheggio, comunque di solito le moto nei parcheggi non pagano, i parcheggi anche a pagamento solitamente. Quindi vabbè, un po' la rabbia, un po' così, un po' anche perché abbiamo poi beccato l'ausiliario del traffico che non si è presentato, ma comunque molto probabilmente era lui e ci ha trattato davvero malissimo. Quindi niente ragazzi, io la multa la pagherò, visto che con lo sconto del 30% se si paga entro 5 giorni pagherò meno di 30 euro, quindi non devo evitare di fare ricorso e di pagare molto di più, però questo sta a far vedere che l'Italia non è un paese a misura di motociclista. Quindi niente ragazzi, adesso magari vi faccio vedere una cosina. Ok, vedete, questa è la vignetta. Se io stacco la vignetta, provo a staccare la vignetta, qua non so se notate, ci sono dei tagli in cerchio. Se io provo a staccare la vignetta viene via cerchi, quindi se poi io la riattacco da qualche altra parte, il vigile si accorge che io l'ho staccata e l'ho rimessa da un'altra parte. Ok, questo, se io lo stacco, a parte che è attaccato male, se io lo stacco viene via tutto. Quindi può passare chiunque vuole, primo pinco pallo, lo prende, lo stacca, lo mette sulla sua moto. Ok, detto questo, detto tutto, io pagherò la multa perché errore mio a non averlo esposto, però questi sono i sistemi italiani. È un video un po' sfogo, io ragazzi vi saluto qua, vi ringrazio di aver visto anche questo video. E ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e ciao ciao.